Ciao a tutti, benvenuti in un mio nuovo video. Questa volta è un video diverso dal solito, è un video dove parliamo per quanto riguarda i regali di Natale, visto che è da dicembre, quindi dobbiamo sbrigarci a fare i regali. Siete pronti a fare i regali di Natale? Ok, ora parliamo di questo argomento. Per prima cosa dobbiamo fare la lista di tutte le persone a cui noi andremo a fare il regalo. Accanto al nome della persona a cui dobbiamo fare il regalo e mettere tutto ciò che questa persona potrebbe piacere in base ai suoi gusti e anche ai nostri. E dopodiché mettiamo tipo una X su quello che andremo a scegliere. Così una volta che andiamo a fare i regali di Natale, sappiamo già cosa comprare e abbiamo le idee molto molto chiare. Poi, dopo aver fatto la lista e segnato con una X quello che andremo a scegliere per quella persona, vediamo quali sono le proposte di regalo lui o lei. Innanzitutto, ci sono per le femmine tantissime tantissime idee di regalo che potremmo fare per lei. Tra queste ci sono, per esempio, possiamo regalare una seduta dall'estetista, tipo, che ne so, un massaggio rilassante, un massaggio decontratturante, un massaggio rinfrodenante, un massaggio rassodante, o applicazione di fanghi, o applicazione di bendaggi, eccetera eccetera. In questo modo dovremmo recarci dalla nostra estetista di fiducia, fare un buono, scrivere fino a quando questa persona può usufruire di questo buono e impacchettarlo in una bustina con un fiocchetto e consegnarlo alla persona scelta per questo tipo di regalo. Oppure fare una seduta, che ne so, un semipermanente, una ricostruzione. Secondo me sono dei regali che noi tutte donne accetteremo molto molto volentieri se ci piacciono queste cose. Poi, seconda proposta che potremmo fare, perché questa idea, è regalare questi kit di bagnoschiuma. Sì, sono viste in riviste, però a noi fanno sempre comodo, perché più bagnoschiuma abbiamo, più creme abbiamo e meglio è per noi. Poi potremmo, se una persona che si trucca, gli piacciono il mondo del beauty, potremmo regalare una bellissima trousse. Ora la più gettonata è quella di Nabla, con colori fantastici, fantastici, luminosissimi e molto 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 bella. Poi potremmo regalare, che ne so, a noi le borse fanno sempre comodo, di qualsiasi misura, grandezza, a noi piacciono tutte le tipologie di borse. Per azzeccare il colore, vi direi di stare più sul neutro, quindi una borsa nera o blu, tono su tono, è l'ideale. Poi potremmo regalare anche un portafoglio, perché a noi piace cambiare, come cambiamo borsa, cambiare anche i portafogli in base al colore della borsa. Quindi anche il portafoglio potrà essere una di queste idee. Poi, se dovete fare una sorpresa molto molto chic o annunciare qualche avvenimento molto particolare, perché non utilizzare il periodo di Natale per dichiararsi? Anche una proposta di matrimonio, chi lo sa? Regalare un anello sarà anche una cosa molto apprezzata per noi donne. Regalare anche un bracciale, oppure regalare anche un orologio. Gli orologi non bastano mai e sono anche i più gettonati in questo periodo. Questi sono i regali che propongo per regalare per lei. Proposta per lui: per lui andrei a regalare un paio di occhiali, oppure delle cravatte, se le cravatte non bastano mai in un guardaroba di un maschile. Una cintura, anche questa è uno tra tanti regali che vanno sempre, perché servono tantissime cinture all'uomo. Poi regalerei anche a lui un portafoglio. Poi regalerei
anche lui un set da bagno con tutti i bagnoschiuma, un set da barba, se questo lui ha la barba folta, quindi deve curare molto la barba, regalerei anche un set di barba. Poi regalerei, perché no, anche lui una seduta di massaggio dall'estetista, una giornata alla spa per rilassarlo un pochino, oppure regalerei un bellissimo orologio. Poi, se dobbiamo fare invece un regalo di coppia, potremmo optare per un cestino dove potremmo mettere sia dolci, oppure per un cestino per le cose salate, tipo, che ne so, mettere prodotti tipici della zona, oppure mettere i dolci apposta per l'occasione di Natale, oppure regalare, che ne so, se loro hanno vogliamo fare un grosso regalo, regalare una notte in un hotel, oppure potremmo fare, che ne so, regalargli una cena, o regalargli un percorso anche alla spa, che si fanno di solito in coppia anche, oppure se sapete che mi piace la tecnologia possiamo regalare anche un computer, un tablet, un telefonino. Sono regali che amanti della tecnologia potrebbero desiderare, oppure possiamo comprare a entrambe un set di valigia, perché in casa non bastano mai le valigie. E niente, queste sono le mie proposte per quanto riguarda i regali di Natale, come faccio io, di solito faccio così. Se invece voi utilizzate un altro tipo di metodo, scrivetelo qui sotto. Se le mie idee, diciamo che sono quelli che possono optare tutti, di qualsiasi fascia di prezzo, quindi adattissimi a tutti. E niente, spero che queste proposte di regalo vi siano piaciute e vi ho potuto dare un input di come organizzarvi per queste feste. Io li faccio sempre all'ultimo, quindi con questa lista che faccio, mi scrivo i nomi delle persone, vado sempre sul sicuro e quindi non ci impiego tantissime ore. E quindi state sicuro, vi assicuro che con questo metodo andrate veramente alla grande. E niente, con questo è tutto, spero che questo video vi può essere stato d'aiuto e utile per voi, e se questo video vi piace lasciate un like. Vi mando un grandissimo bacio, ciao, alla prossima!